Buongiorno a tutti, siamo tornati su Metro Napoli Web TV. Oggi abbiamo in studio Marcello Tagliatella, onorevole. Noi stiamo discutendo della città metropolitana. Abbiamo già fatto un giro di interviste con i sindaci del territorio, abbiamo intervistato già alcuni parlamentari. La discussione è: questa riforma del Rio rappresenta realmente una grande riforma degli enti locali o, come qualcuno ci ha già detto, è un vero e proprio pasticcio? Ma penso che francamente sia difficile trovare qualcuno che possa sostenere che si tratta di una vera riforma dell'ordinamento per le amministrazioni territoriali. Io ricordo il primo tentativo del 1990 per la creazione delle aree metropolitane, con un'idea che all'epoca rappresentava non un'esigenza di semplificazione, ma di migliore e più corretta gestione dei servizi sul territorio. Ma la verità è che questa è una legge che, piuttosto che abolire le province, finisce al massimo con l'abolire i consigli provinciali. Quindi è una norma che non risponde a un'esigenza di migliore gestione, anzi, sicuramente creerà grande confusione e di danni che deriveranno, se verrà approvata, io spero ancora di no. La riforma del Rio saranno sicuramente molto maggiori rispetto ai pochissimi benefici che pure vengono elencati e che non so se poi effettivamente ci saranno. Quindi sostanzialmente noi stiamo parlando di una riforma che è nata per risparmiare, ma alla fine risparmia solo sul personale politico e si risparmia ben poco, insomma, ecco. Risparmia sul personale politico, tenendo conto che poi in Italia è venuta meno una esigenza che, piuttosto che pensare a quello che si spende, bisognerebbe pensare a quello che si produce. Oramai la politica viene considerata in senso generale qualcosa di sbagliato e di negativo, perché nel passato e anche nel presente, in alcune circostanze, il governo nazionale penso che sia il peggiore esempio come capacità di produzione politica efficace per risolvere i problemi, del cittadino. Si immagina che debba costare il meno possibile. Io penso che la logica migliore sarebbe quella di pretendere dalla politica di ottenere i migliori risultati possibili, altrimenti viene meno la logica della democrazia, della rappresentatività del cittadino attraverso il Parlamento. Insomma, non si può immaginare che per risparmiare si eliminano le figure istituzionali. Bisogna fare in modo che le figure istituzionali lavorino e lavorino bene, che i cittadini possano mandare a casa le persone, gli amministratori, quando gli stessi non danno risposte. Ovviamente lei lo dice anche perché è stato amministratore da molti anni, quindi ha avuto una sua valutazione in un ente importantissimo come la Regione Campania. Però la domanda che le Sì. voglio porre è questa, ed è abbastanza attuale perché ci troviamo a fare delle scelte importanti in queste ore. Se dovesse passare così com'è il disegno di legge di Rio, noi ci troveremo che il sindaco di Napoli diventa di fatto indirettamente il sindaco della città metropolitana, e questo comporta anche la possibilità che questa nuova entità, cioè la città metropolitana, chieda di accedere ai fondi europei e di gestirli direttamente come una sorta di autorità di gestione territoriale. Ecco, in questo caso alcuni sindaci che noi abbiamo sentito ci hanno detto subito: noi non entreremo in questa struttura. Cioè il rischio è: o abbiamo una struttura gestita da un sindaco eletto su un territorio che di una popolazione che è meno di un terzo dell'intera cosa, oppure avremo il rischio che la città metropolitana non si faccia, quindi perdendo un'occasione però. Ma io il giudizio sulla capacità amministrativa del sindaco De Magistris e della sua giunta non penso che sia mio personale, penso che sia di carattere generale un giudizio molto negativo. Io penso che sia difficile trovare una città peggio amministrata per la qualità dei servizi e per la modalità con gli stessi, che gli stessi vengono offerti ai cittadini. Ma ritorna esattamente il ragionamento a quello che dicevo prima. Io mi domando che tipo di vantaggio ne avranno i cittadini ad avere un sindaco come De Magistris anche per tutta la provincia di Napoli, tenendo conto che l'esperienza è assolutamente fallimentare. Sì, qualcuno dirà: non avremo più 40 consiglieri provinciali e 10 assessori. Io sono convinto che sia assolutamente possibile
trovare modalità per mantenere il livello istituzionale delle province, tenendo conto che il personale inevitabilmente dovrà transitare ad altre amministrazioni pubbliche, e rimettere in discussione la possibilità, so di affrontare un tema spinoso, che se un dipendente pubblico lavora male possa essere licenziato. Io penso che se si vuole realmente introdurre in Italia un principio per risparmiare sulla spesa pubblica, io penso che sia necessario ridiscutere anche questo tema, perché non ci giriamo intorno, è un tema che da un punto di vista sindacale è molto forte, ma è anche giunto il momento di intervenire per consentire che anche nelle amministrazioni pubbliche sia possibile rivedere i contratti di lavoro, altrimenti noi di risparmio non ne avremo. È inutile che ci giriamo intorno. Il risparmio della legge Delrio è un risparmio infinitesimale rispetto a quello che si potrebbe ottenere se si andasse a rivedere la modalità che oggi sostanzialmente prevede un trattamento piatto del dipendente pubblico. Se Quindi un dipendente licenziare, ma magari anche premiare chi lo fa bene. Infatti, licenziare ma anche premiare chi lo fa bene, tenendo conto che oggi i cittadini sono molto più attenti di una volta rispetto al risultato che un'amministrazione comunale o pubblica dà, e quindi gli amministratori saranno molto più attenti, lo sono già oggi, laddove sono amministratori oculati e intelligenti, nel utilizzare le qualità professionali dei loro dipendenti. Io la ringrazio. È stato Buonasera, buona buonasera a serata. tutti.